Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio ha visto andare in scena la prima gara della stagione 2018-2019 per la Pistoiese contro una pro patria neopromossa in C ed anche fresca vincitrice dello scudetto di serie D. C'è difficoltà a commentare il momento vissuto dal calcio italiano in generale, non facciamoci forviare da certi eclatanti colpi estivi come l'arrivo... Di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il calcio italiano è in piena crisi di risultati: come nazionale, come struttura dirigenziale. Commissariamenti, decisioni unilaterali, serie B a 19. Ripescaggi chiesti, ripescaggi negati e richiesti per altre vie. Ritardi nelle partenze dei campionati, insomma, un momentaccio con una Serie C a 59 società che fa partire campionati dopo rinvii e rinvii, essendo sempre senza regolamenti circa promozioni o retrocessioni, un caos. Ma se doveva pur partire ed è in questa prima giornata delle 10 gare previste. Con il consueto e deprecabilissimo sistema dello spezzatino alla domenica di gare ne sono, se ne sono disputate solo quattro, tra cui quella degli arancioni a Busto. Altre tre tra lunedì e mercoledì con ben tre incontri rinviati a data da destinarci per attendere ulteriori decisioni amministrative e sportive su ricorsi pendenti di Novara, Siena e Provercelli. La nuova Pistoliese 18-19 scesa in campo allo Stadio Speroni di Bustarzizio con Crisanto, Regoli e Terigi, Capuano, Lama e Minardi, Vitiello, Luperini, Picchi, Fanucchi e Cellini. Un dopo anni quindi torna tra i professionisti, la Propatria dopo due anni anzi, gioca con il lutto al braccio per la scomparsa del marito della presidente del club avvenuto questo fatto eh, pochi giorni fa. Iniziano bene i locali con un ispirato Mora che sulla destra cerca un compagno al centro con un cross pericoloso, Maregoli salva in angolo, al dodicesimo ha monito il Pisuese Cellini per farlo di mano, si intensifica la spinta dei biancogrupponi di casa verso la mezz'ora con la parte che agisce bene in contropiede. Bertoni del 35 lancia Santana che volata, tutto spuntato sulla destra, spostato sulla destra, ma ad alto. Da Bertone a Mastroianni un minuto dopo che manda fuori, anche qui solito lancio dalle retrovie che mette in difficoltà la pistoiese. Rispondono gli arancioni, che si rendono pericolosi con Fanucchi e Cellini che però non riescono a concludere con efficacia. Viene ammolito anche Fanucchi per gioco scorretto al 41esimo al 43 ancora un traversone di Mora. Dalla destra colpo di testa in tuffo di pedone e palla sul fondo. 0-0 quindi all'intervallo. La Propatria passa a vantaggio subito. Ad inizio ripresa, una ventina di secondi dal via, un lancio di mora, palla per Mastroianni che controlla a dovere di sinistro, batte Grisanto con un preciso diagonale. Un minuto dopo rischia il bis, la porta toscana quando sul cross di Sant'Anna la palla arriva al solito Mastroianni mentre Colombo a terra chiedeva il calcio di rigore, ma la palla è deviata in angolo miracolosamente. Pistolese che reagisce con un tiro di Cellini risulta debole, poi con Lamas dalla distanza che impegna Mangano. Al diciassettesimo e ancora Cellini colpisce di testa ma senza spaventare il portiere Bustocco. Al ventitresimo un tiro di Mora finisce fuori, esce Cagnano negli arancioni, entra Latela e anche Picchi lascia il posto a Rovini, ora tridente d'attacco per gli indiani e infine Muscat prende il posto di Vitiello. I locali al 31 fanno entrare Gucci per Mastroianni ed è proprio nel entrato Gucci che al 34esimo raddoppia, dopo aver controllato di testa, un lancio di Bertoni e insaccando di potenza con palla sotto la traversa. E anche qui palla dalle retrovie con difesa arancione avanzata e beffata. Il Pistoiese però... Entro due minuti riapre la gara con una rete del capitano Luperini. Veloce nel recuperare una palla respinta male da Mangano su botta di Lamas dalla distanza. Finale Intenso attinta Arancioni, esce Fanucchi. Entra forte con la pistolese in spinta totale. Un contropiede della Pro Patria al 45 Vede Gucci ha la possibilità di chiudere la partita tra tre avversari, ma il suo tiro non è angolato e neppure molto forte, Crisanto para. Semmai sono gli arancioni al 47 in il piano recupero che colpiscono l'incrocio dei pali con una bella botta dal limite di là, là che riprende una respinta corta della difesa Bustocca su palla d'angolo. La reazione arancione c'è stata ma non sufficiente quindi a portarvi a un punto delusione di indiani nel dopogara è evidente il tecnico ha sottolineato come per lui il pari sarebbe stato il risultato più giusto pur dando i giusti meriti agli avversari che hanno mantenuto lo stesso organico della passata stagione vincente in serie D Appuntamento ora al Melani previsto per domenica prossima, 23 settembre alle ore 16.30, in un derby contro la Lucchese. A meno che la commissione di vigilanza non dia in nulla osta di agibilità allo stadio Melani, e in quel caso la Pistoiese dovrà giocare nello stadio del Pontedera.